Welcome to Transylvania. Buongiorno amici e bentornati in una nuova puntata di What I Eat in a Day. Allora, cominciamo con questa bellissima cosa che faccio tutte quante le mattine, ovvero a stomaco vuoto, appena diciamo sveglia, bevo un bicchiere d'acqua con mezzo limone e un po' di bicarbonato. Se vi piace questa tipologia di video, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanellina perché vi segnalerà che ce n'è un altro. E nulla, questa è una tipologia che vi è piaciuta tanto, quindi la inserisco sempre, diciamo, tra i miei video. Qui vado a mettere, come vedete, il bicarbonato, che comunque non deve essere troppo, mi raccomando, perché quella è la quantità giusta, perché il bicarbonato può essere anche abbastanza nocivo se ne beviamo troppo, ecco, se ne assumiamo veramente tanto. Cin cin, e cominciamo questa bella giornata con questa goduria, ragazzi, una bontà. Passiamo poi alla colazione vera e propria. Per colazione questa mattina bevo il mio latte di riso, questo della linea Amo Essere di Eurospin, e poi una tisana, il tè verde che comunque mi aiuta, io lo bevo spesso, proprio mi aiuta a bere anche di più, ad assumere più liquidi. E quindi questa colazione consiste in latte di riso, due fette biscottate integrali, marmellata, questa qui di Zueg, 100% frutta in teoria, e senza zuccheri aggiunti, e poi appunto il mio tè verde. Se vi fa piacere, ragazzi, poi seguitemi anche su Instagram, perché lì comunque sono molto molto presente, attiva, e comunque tratto varie tematiche. Diciamo che faccio sempre un po' la spiritosa, perché questa è la mia natura, e qui faccio vedere comunque questa tazza che ho preso anni fa da Maison du Monde, che però è molto comoda, perché con questa potete mantenere comunque caldo, insomma, il vostro tè, la vostra tisana, quindi per me è la vita. E non la trovavo più, ragazzi, non la trovavo più, e alla fine dov'era? Messa nel mobiletto lì sopra, perché mi piaceva troppo ed era tipo d'esposizione e io non me ne ero accorta più. Incredibile, proprio rincoglionimento livello pro. Qua marmellata non ce n'è più, ragazzi, e quindi niente, ci accontentiamo di quello che abbiamo. E quindi vi dicevo, se vi fa piacere seguitemi anche lì, perché lì comunque faccio anche tantissimi esperimenti beauty, questo è un altro settore che mi piace veramente tanto, e quindi niente, mi vedete sempre alle prese con maschere e quant'altro. Andiamo alla nota dolente. Vi mostro qui la mia ricrescita di 8 km delle unghie, con cui tra poco posso tagliare anche il salame, ragazzi. Anche il salame. Finalmente tra poco tutto questo finirà, perché andrò a rifarmele. La mia estetista purtroppo ha il Covid, per cui diciamo, mi è finita così. E comunque, qui mi vado a bere il mio bellissimo tè verde, che come vi dicevo mi aiuta durante la giornata, ma poi quel giorno in realtà è stata una brutta giornata, perché dopo essermi bevuta il tè, insomma, purtroppo ero in giro e insomma, se bevete tanto sapete come va a finire, quindi brutta storia, e quindi niente, non ve lo bevete tanto se dovete uscire. Qui faccio una piccola smorfietta. Comunque, per chi non mi conoscesse, io sono così, molto spontanea. Arriviamo all'orario del pranzo e oggi per pranzo vi preparo un super couscous con le verdure. Ragazzi, una ricetta facilissima, velocissima, ma troppo troppo buona. Vado a tagliare i peperoni che avevo in casa, e i pomodorini e mezza cipolla, e li vado praticamente a mettere in forno con acqua solamente. Vado poi a mettere l'olio a crudo solo successivamente, e ragazzi, viene una bontà, troppo troppo buona questa ricetta, che alla fine è velocissima, ecco, non è nulla di che, e comunque insomma vi salva la giornata. Qui poi vado a mettere
come vi dicevo, l'acqua e vado ad infornare. Non c'è una tempistica in realtà, ecco, dovete vedere voi un pochino, in base anche al vostro forno, ecco. Qui vado a mettere il couscous. Allora, qui sto facendo 200 grammi perché comunque sarà sia per me che per mio marito, che poi alla fine, ragazzi, non se l'è mangiato. Lo ucciderei. E poi vado a mettere la stessa quantità di acqua, quindi per 200 grammi vado a mettere 200 ml di acqua che comunque ho fatto bollire, acqua già salata, quindi comunque insaporirà il nostro couscous, e vado poi a mescolare velocemente per cercare, insomma, di distribuirla bene nel couscous, e poi vado a coprire il tutto con la pellicola trasparente e poi comunque lascio riposare per circa 5 minuti, così da far raddoppiare il volume del nostro couscous, e poi vado ad aggiungere le verdure. E basta, ragazzi, facilissimo. Poi a crudo andate a mettere un po' d'olio e vi viene una ricetta. Alla fine ci vuole veramente pochissimo tempo, e quindi per me questa è stata la scoperta di una, cioè, questa un giorno mi è venuto in mente, ho detto ma facciamo questa cosa che alla fine secondo me viene super buona, e avevo ragione. Se siete nuovi, ragazzi, e non mi avete mai visto, vedrete che io sono una persona super spontanea, che odia soprattutto le cose fatte così molto perfettine, insomma, non vedrete mai questo nei miei video, o meglio, certo, ci provo, cerco sempre di essere il più... tra virgolette precisa possibile, ma insomma, se si sbaglia qualcosa, ragazzi, siamo umani ed è giusto non frustarci per questo, ecco. Quindi ecco, per esempio, poco fa ho notato che avevo un pezzo di fetta biscottata nei capelli, cioè queste cose per me sono cose alla fine che me ne frego, insomma, quindi non ci fate caso, voi fate finta di niente e basta. Comunque, se vedete un po' di video miei, vi rendete conto di che persona sono, ecco. Vi fate anche quattro risate. Ci accosto soprattutto i fiocchi di latte dell'Eurospin, e voilà. Questo è il pranzo. Abbiamo il nostro couscous di verdure e i fiocchi di latte, appunto. E basta. Buon appetito, ragazzi. Qua ero sola come non so come i cani, perché mio marito non c'era. Alla fine mi ha abbandonata. Me lo sono mangiato io il couscous, ma la mia quantità, ovviamente. Quello lui poi non se l'è mai mangiato. Boh, che spreco. Poi l'ho mangiato io comunque il giorno dopo. Troppo troppo buono. Se lo provate, fatemelo sapere. Arriva l'ora della merenda e vado a fare lo yogurt con mirtilli e scaglie di cioccolato fondente, e poi sempre accompagno il tutto con il tè verde, ragazzi, tanto ero a casa, quindi non c'era problema. Che comunque, insomma, poi succedevano brutte storie in giro, e niente, mi mangio il mio yogurt e basta. Se vi piacciono queste ricette che vi sto proponendo, magari, non so, quando andate a riprodurle, taggatemi anche su Instagram, perché sono sempre molto curiosa poi di vedere come le avete fatte voi, se avete delle cose da consigliarmi, delle variazioni, ecco, sono sempre ben accette, quindi fatemi sapere sempre o nei commenti oppure anche su Instagram. Nel frattempo si è fatta ora di cena e questa sera preparo due burger alle verdure che faccio in forno. Questi sono dell'Eurospin e li adoro, ragazzi, ve li faccio vedere sempre nei miei svuota la spesa, e li accompagno con un'insalata di pomodorini gialli che amo alla follia, rucola, scaglie di grana e noci. E solitamente, ragazzi, le noci o comunque la frutta secca a volte mi dà problemi tipo di allergia, quindi probabilmente questo è l'ultimo video. No, scherzo, sono ancora qua, ragazzi, sono ancora qua. Già, comunque non mi ha fatto niente di particolare, ma i carciofi potrei morire, non ho capito, carciofi no, ovviamente non sono frutta secca, ma non ho capito bene, da poco, proprio allergia di quella allucinante, peccato perché li amo, ma pazienza.
Ed ecco qui la mia insalatina. Sì, stavano cascando tutte cose. La mia insalatina che, come vedete adesso, sono andata ad accompagnare a questi due burger di verdure, una fetta di pane ai cereali e un bicchiere d'acqua, chiaramente, ragazzi. Se vi è piaciuto stare in mia compagnia e vi è piaciuto questa tipologia di video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, non dimenticatelo, non dimenticate nemmeno di attivare la campanellina e di lasciarmi un pollice in su, così so che vi è piaciuto. Adesso vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!